vogliamo che ci sia la riforma fiscale radicale, come chiediamo da diverso tempo e come lo stesso governo ha scritto nel piano nazionale riforme. Vogliamo uno spostamento di peso dalle persone verso le cose, perché chi ha oggi di più paga di meno, chi ha di meno paga di più, e sulle cose chi ha di più spende di più, quindi c'è un riequilibrio. Noi vogliamo questa soluzione insieme alla centralità dell'area della famiglia sulla vicenda fiscale. Qui bisogna fare una cosa molto semplice, bisogna che la Regione contratti con lo Stato una condizione non di assistenza, una condizione da una parte un fondo per equazione che accompagni le risorse che mancano, ma non per in maniera passiva. Nel frattempo nei nostri enti locali, il coordinatore della Regione deve fare un programma di riorganizzazione, riqualificazione, ristrutturazione per rendere produttiva tutto ciò che è la spesa. E siccome in questi ultimi 20 anni la Sicilia ha bruciato più risorse quelle che aveva a disposizione dei trasferimenti solamente per creare posti di lavoro come unica leva, lavoro assistiti per creare consenso elettorale, tutto questo lo stiamo pagando. La Sicilia è povera di attività produttive, quindi non può fidare solamente nei trasferimenti. Naturalmente fa bene a chiedere trasferimenti, ma deve fidare molto sulle attività produttive che si stanno continuamente depauperando. Non mi pare che ci sia un'attività molto forte per attirare gli investimenti, per dare lavoro ai giovani, un lavoro che è inserito nel mondo e non fuori del mondo.